Il pomodoro pachino, il fagiolo bianco di Scicli, la mandorla di Noto e il cioccolato di Modica sono alcuni dei presidi slow food della provincia di Ragusa, terra che conta il maggior numero di ristoranti stellati della Sicilia e famosa anche per gli splendidi esempi di tardo barocco con ben 8 siti UNESCO. Qui Alpitura ha deciso di investire attraverso la controllata Avoy Hotels con la recente inaugurazione del Marsa Sicla Resort, che oltre a proporsi come punto di partenza per esplorare la zona, intende valorizzare le tradizioni culinarie della Sicilia e lo fa con una cucina all'avanguardia dove per una brigata composta da 13 persone, tutte siciliane, guidate dall'executive chef Amedeo Aero Farulla. La tradizione per quanto ci riguarda deve essere rispettata, il ruolo del cuoco diventa importante magari nella lavorazione per quanto concerne le cotture, perché noi avendo una cucina all'avanguardia dal punto di vista tecnologico ci possiamo permettere di fare cotture a bassa temperatura, ci possiamo permettere di fare delle conservazioni con azoto liquido, ecco, però la tecnica non deve mai superare la tradizione, perché noi poi siamo tutta una brigata siciliana, quindi ci teniamo. Altra caratteristica della cucina è quella di essere interamente a vista. Abbiamo deciso di cucinare in mezzo ai clienti in modo da poter condividere con loro quello che poi è la nostra passione. Ecco, questo da parte nostra lo viviamo con tanto entusiasmo e poi fa sì anche che l'ospite si renda conto della nostra onestà. Come dico, la nostra cucina deve essere candida come le nostre giacche, quindi se loro ci vedono con le giacche bianche candide capiscono che non stiamo pasticciando. A breve è prevista l'apertura di un altro ristorante gourmet dove verranno proposti i piatti più ricercati, ma sempre nel solco della tradizione siciliana, così come allo studio l'ipotesi di proporre agli ospiti dei corsi di cucina, dalla preparazione della pasta fresca fino alla pasticceria.